Ciao ragazzi, adesso avete provato a fare quel micro video che vi ho fatto vedere nell'esercizio precedente. Vi ho intitolato esercizio solo per vedere se avete capito come utilizzare i fotogrammi chiave, perché in Premiere funziona tutto con i fotogrammi chiave, qualunque cosa funziona con i fotogrammi chiave. Io spero di avervi spiegati bene. Allora, vediamo subito se avete fatto giusto. Prima di tutto osserviamo che abbiamo bisogno, per vedere come si comporta il nostro video mentre lo costruiamo, della riquadro anteprima, che vedete qui non c'è. Come facciamo a prendere riquadro anteprima? Semplicemente, noi stiamo costruendo un video che si chiama intro, clicchiamo due volte su intro ed ecco fuori il nostro riquadro anteprima, che adesso andremo a sistemare qui in basso, perché tanto stiamo lavorando solo su questo singolo fotogramma fino al secondo 27, quindi altri fotogrammi che verrebbero qua dietro non ci sono. Vediamo qui cosa succede. Allora, come lavorare? Molto semplice. Noi vogliamo che la nostra posizione iniziale, e clicchiamo su posizione, sia a sinistra. Vedete? A sinistra. Come facciamo? Semplicemente modifichiamo il valore posizione finché non è a sinistra quanto ci garba. Vogliamo che la dimensione iniziale, quindi sempre tra gli effetti andiamo a scegliere dimensione, scala, la dimensione iniziale deve essere bassa. Adesso non lo vediamo perché è fuori dallo schermo, perché oltre ad essere rimpicciolito è a sinistra, quindi è tipo qua la nostra foto. Allora, ricordiamoci che ci devono essere i valori chiave. I valori chiave ci sono perché il programma li mette. Se per qualche motivo non siete riusciti a metterli, cliccate sempre qua. Poi vogliamo che faccia una rotazione. Partire dalla posizione iniziale, rotazione nulla, clicchiamo in modo che metta il fotogramma chiave. Ok, quindi tutti i nostri effetti inizieranno in questo momento. Vogliamo che in questo punto qua, al secondo 16, la situazione sia questa, per esempio. Vogliamo, per esempio, che la foto sia arrivata in mezzo, quindi sia arrivata a questo punto. La dimensione sia aumentata e la rotazione sì, è stata fatta una rotazione di questo livello, 157 gradi. Vedete che modificando questi singoli valori, visto che prima avevamo settato i fotogrammi chiave, voleva dire al programma: guarda, noi stiamo per utilizzare questo valore. Questi sono i nuovi fotogrammi chiave, ovvero in questo secondo vogliamo che sia così la foto. Ognuno di questi fotogrammi può essere modificato in un momento diverso, chiaramente. Quindi, cosa abbiamo fatto così? Vediamo l'effetto che abbiamo fatto. A partire dalla foto in basso, cioè a sinistra, rimpicciolita, che quindi non vediamo, è fuori dal nostro schermo, vediamo l'effetto che abbiamo fatto. Dando play, vediamo che diamo play, vediamo che ecco i nostri fotogrammi chiave. Abbiamo in questi fotogrammi qua la foto è nel centro ingrandita, infatti vedete che entra nel nostro schermo ingrandendosi e ruotando. Ecco, l'abbiamo fatto giusto. Se avete fatto così, avete fatto giusto. Decidiamo anche che a questo livello qua di zoom l'opacità sia al 44%, perché va bene così. Vogliamo che a questo punto qua, quando la foto sarà qua, l'opacità sia di più, al 100%. Allora, vedete cosa abbiamo fatto? Abbiamo di nuovo modificato i fotogrammi chiave di inizio gestione della opacità, che è il 44%, perché qui non ci sono degli indicatori dei fotogrammi chiave, quindi il valore che è indicato qua è quello che avrà la foto, no? Avrà il 44% fino a questo punto, e poi vedete che inizia ad aumentare, quindi adesso lei aumenta anche di luminosità. Bene, direi che abbiamo fatto una correzione di questo esercizio. Se avete imparato ad usare i fotogrammi chiave, siete a posto e nei prossimi video vedremo cose più interessanti ancora.